bellissimo. Ok. Allora, tanto ringrazio la Guru at Work per gli amici Bargagli per l'invito. Bargagli e Ceccarelli, scusate. Ah, c'è il cognome non ricordo. Per l'invito. Abbiamo parlato di tantissime cose molto interessanti stamattina, ma io frequento moltissimi seminari, moltissimi convegni, difficilmente sento parlare di una delle problematiche più importanti nel mondo dell'informatica, cioè ovvero il cybercrime, la lotta al cybercrime. Quante volte voi sentite, cioè sono pochissimi gli interventi in questo senso, no? Eppure è un tema assolutamente, cioè, importante, perché la lotta alla pedopornografia, al cyberterrorismo, a tutti i cybercrimini in generale è ormai una... Fabio, ti volevo dire che a Grosseto abbiamo fatto 4 seminari speciali. Sì, no, io parlo in tema, a livello nazionale, non parlo nello specifico. Sono d'accordo con te, però Grosseto sono sempre troppo pochi, anzi vi propongo un bel programma ricco di questo, con degli ospiti di carattere internazionale, se volete, che possono portare comunque numerose testimonianze in questa disciplina che è assolutamente importante. No, spesso io oggi sono venuto con estremo piacere, perché questa è proprio la giornata ideale di Linux Day per informarvi, cioè per aiutarvi, guidarvi innanzitutto la conoscenza di questa scienza forense, che non è così antica come le altre, cioè ha solo 30 anni in realtà l'informatica forense. Prima di tutto vi faccio una mia breve biografia, brevissima. Chi sono e cosa faccio? Io mi chiamo Fabio Massa. Scusate, la biografia è un problema. È troppo ricco. Chi sono e cosa faccio? In realtà io sono carabiniere da 25 anni circa. Ho sempre lavorato in una sezione dipendente dalla Polizia di Parma per quanto riguarda due tipologie di analisi, cioè l'analisi delle scene del crimine fisica e quella digitale. Quindi io ho fatto per un bel po' di tempo il becchino, sostanzialmente, cioè ho raccolto cadaveri a pezzi per tantissimo tempo, no, ho analizzato comunque la scena del crimine sotto profilo, inizialmente sotto profilo criminalistico e successivamente sotto profilo psicologico, che è una cosa che mi appassiona tutto. Però la mia passione da vecchio nerd è, da anziano nerd, perché comunque alla luce dei miei 41 anni, da anziano investigatore, cioè quella disciplina che comunque mi ha sempre appassionato è quella proprio dell'informatica nell'ambito delle investigazioni digitali. Mentre i miei amichetti sardi nella mia adolescenza si arrampicavano negli alberi, io iniziavo a smontare i miei PC e vedere che cosa c'era dentro, insomma, giocarci fino a poi a programmare in Basic per far saltare una pallina, non so che utilità, non ricordo quale fosse l'utilità di far saltare la pallina dello schermo, paginate di linguaggio di programmazione. Comunque, questo mi ha aiutato negli anni a formarmi. La mia formazione, specialmente, cioè, allora, per quanto riguarda quella digitale, ho quasi tutte le certificazioni, anzi direi tutte le certificazioni più importanti a livello mondiale, che sono quelle per quanto riguarda Mobile Forensics, quelle israeliane sulla UFED, cioè sulla, diciamo, l'analisi dei dispositivi digitali mobili, quelle principali per quanto riguarda l'analisi dei computer, le analisi dei dispositivi non convenzionali, cioè GPS, PlayStation, Xbox, tutti i dispositivi che avete in casa. E poi per quanto riguarda quella fisica, diciamo, ho numerose specializzazioni che comunque mi sono servite nel corso della mia carriera, che sono quelle dell'analisi delle tracce, cioè le ridicole principali, che sono l'analisi delle tracce della scena del crimine, l'analisi delle tracce di sangue della scena del crimine, l'evidence collection, cioè il reperimento delle prove digitali. Ecco, io vi ho anticipato questa cosa perché volevo ricordarvi innanzitutto che non è sicuramente, volevo sfatare qualche mito. Io ho collaborato con tantissime forze di polizia internazionali, tra le quali la unità di evidence collection dell'FBI o insomma altre realtà, i CSI americani, dove mi sono formato io negli ultimi anni
in Virginia, North Carolina e in Pennsylvania, insomma, in varie, ho visto che volevo sfatare questo mito sostanzialmente, cioè loro non è che sono meglio di noi, anzi, tutti i dipartimenti di polizia americani che hanno un laboratorio di investigazioni digitali non hanno né più né meno di quello che viene in ufficio, insomma, non è che sono tutti questi scienziati, non è che fanno delle cose incredibili con un click in un'immagine JPEG con risoluzione di 20 dpi riescono a individuare il colore della retina, cioè il colore degli occhi di quella. Insomma, volevo sfatare questo mito, perché però hanno impostato un certo imprinting nella vostra mente mnemonico, grazie a queste fiction CSI. Io a fare i rilievi ci sono sempre andato vestito in modo pessimo, mai ben pettinato, profumato, cioè vi posso garantire che tutto è completamente diverso. Questo per arrivare a parlare della prova, la prova scientifica. La prova scientifica digitale o fisica ha molte affinità. Perché? Vi faccio un esempio. Una traccia, allora, perché parto da questo presupposto? Perché una delle cose più difficili in questa disciplina, cioè la computer forensics, la digital forensics, è proprio la preservazione e l'acquisizione del reperto digitale e la preservazione nel tempo fino al termine della fase dibattimentale processuale, quello che deve sostanzialmente che è quello che è il ciclo di vita della prova. Allora, perché sono così similari le due prove? Facciamo un esempio. Una traccia di sangue sulla scena del crimine, che cos'ha di particolare? Perché, che cos'ha di particolare? Che cos'ha? Quali sono le affinità con la prova digitale? Secondo voi? La? Vabbè, ok, allora lo dico io. La fragilità? Ovviamente, logicamente, la fragilità, perché una traccia di sangue è facilmente degradabile sulla scena del crimine, quindi permette solo un certo numero di campionamenti e quindi può complicare, diciamo, l'esito dell'analisi. La stessa cosa per quanto riguarda il dato digitale. Il dato digitale è estremamente fragile e al contrario della traccia di sangue, che è qualcosa di immateriale, il dato digitale non lo è immateriale. Cioè noi rendiamo concreto il dato digitale solo tramite l'utilizzo di strumenti tecnici che da astratto lo portano a concreto. Questa è la complessità primaria di questo tipo di lavoro. A tal proposito vi voglio ricordare che gli strumenti open source, Linux e tutto il mondo Unix, ha dato un grandissimo e dà tuttora supporto alle investigazioni digitali. Moltissimi di noi utilizzano gli strumenti, esclusivamente strumenti open source, per condurre le investigazioni digitali, per una serie di motivi che vi mostrerò. Anche se purtroppo spesso dobbiamo ricordare, anche le case, anche molti software commerciali si basano su comandi Linux per l'acquisizione dei dispositivi digitali. Faccio un esempio: Access Data FTK Imager, che è un software di distribuzione gratuita, ma implementa comunque per l'acquisizione dei reperti il disk dumper, il DD, un comando Linux che ti permette di fare una copia B2B, cioè bit a bit, ok? Taglierò parecchio perché ho fatto tutto un programma. Allora, intanto l'accezione computer forensics che cos'è secondo voi? La conoscete? No. Vedete già qual è. Come voi, non preoccupatevi, perché come voi, cioè, ci sono moltissime altre persone che non sanno cosa sia, nonostante l'importanza. Voi sostanzialmente ne sentite parlare tutti i giorni in televisione, in tutti quei bei salottini mediatici, tutti con Parolisi, con quell'altro, con Sarascazzi, tutti i giorni si parla di cellulari, cioè analisi di dispositivi cellulari sulla scena del crimine, analisi di computer, che sono spesso determinanti per il proseguo delle indagini o per fornire proprio indizi probatori concreti. È giusto, no? Però nessuno sa che cos'è sta computer forensics, non conosce nessuno. Come voi in tribunale non la conosce nessuno, i giudici non sanno che cosa sia, poi avvocati, alcuni, grazie a Dio, no, Elena, penso che sia il guru in questo senso, a livello proprio internazionale, e tantissime altre persone che non hanno idea. Ecco perché comunque io cerco sempre di divulgare questa scienza, perché abbiamo sette di nuovi investigatori,
Ok? Abbiamo 7 investigatori. È uno dei modi per sperimentare proprio un'investigazione digitale può essere proprio quello di iniziare con strumenti open source, con un laboratorio a costo zero. Quindi che cos'è la computer forensics? La computer forensics è quella scienza che si occupa di attribuire un valore probatorio a delle informazioni ricavate tramite operazioni tecnico-scientifiche su un qualsiasi supporto capace di veicolare informazioni in maniera digitale. Ok? Sostanzialmente questo. Quindi, un esempio, qualunque dato che passa sulla rete che comunque va a finire sul vostro PC, per noi è un elemento di prova importante. Ok? Qualunque cosa che possieda, cioè qualunque oggetto digitale che possieda un'unità di memoria. Tutti gli oggetti, anche il frigorifero tra un po' possiedono un'unità di memoria. Qualsiasi oggetto implementa un'unità di memoria per noi è una potenziale prova. Un po' di storia, nasce negli anni 80, quindi ecco perché vi ho detto che sono 30 anni, nasce nei laboratori dell'FBI proprio per la continua richiesta, visto l'avvento tecnologico e la diffusione dei personal computer nella società, il Computer Analysis and Response Team dell'FBI, il primo laboratorio d'eccellenza, che poi diventò il punto di riferimento per tutte le forze di polizia internazionali per elaborare proprio i primi modelli operativi. Le specialità sono varie, vi posso garantire che nascono di continuo. Computer Forensics, Network Forensics, che sarebbe praticamente l'analisi dei dati passanti tra una rete pubblica o privata, l'Internet Forensics, la ricostruzione della cronologia. Ecco, io adesso vi illustrerò così in breve quelle informazioni che noi spesso cerchiamo di ricostruire da un personal computer, no? Per cui voi vi chiedete sicuramente che cosa si riesce a ricostruire. La Memory Forensics, che è un'altra specialità, perché molto importante, che sostanzialmente nelle macchine parliamo di, cioè, a 360 gradi, cioè ATM, cioè bancomat, sistemi SCADA per le torri di controllo, server, qualsiasi computer hanno comunque tutti un'analogia. Due unità di memoria, una volatile e una permanente, cioè quindi la RAM e la disk, ok? Quasi tutti hanno queste cose. So che vi state addormentando, le facce, la fame disperata, un sonno, parliamo, comunque abbiate ancora 5 minuti di pazienza e chiudiamo. Anche perché più può interessare, così la prossima volta che sentite che quarto grado o questi fantaprogrammi, sapete di cosa parlano, ok? Anche se dicono delle grandissime idiozie, però vabbè, almeno vi divertite una serata con davanti ai popcorn. Quindi memory forensics è molto importante perché l'analisi della RAM produce tantissimi risultati, specialmente nelle analisi tipo per un incidente informatico, okay? Cioè un attacco, un accesso abusivo, queste cose. E poi ci sono tantissime altre cose che sono CD forensics, la live system forensics, è un'altra delle specialità molto utilizzate quando si trova un computer acceso. Rapidamente, i campi di applicazione quali sono? Ecco perché noi facciamo questo lavoro. La ricostruzione della timeline degli eventi, sempre siamo capiti. Questa è la prima cosa che si fa, cioè ricostruire sostanzialmente tutto quello che è successo, tutto quello che l'utente ha fatto e le modalità di interazione che l'utente ha avuto con la macchina. Importante anche in casi di omicidio, ne ho avuto uno un poco tempo fa, dopo 16 anni. Tra l'altro era un caso freddo ormai, di una ragazza uccisa in uno studio di un commercialista, un caso freddo riaperto poi da chi l'ha visto. Io ho fatto la super perizia in questa circostanza, una super perizia, detta così in gergo perché non esiste la super perizia, una perizia su queste macchine che erano dei 286 del 1900, cioè è una di quelle che mi ha proprio stressato più di tutti, perché potete immaginare un 286 che registra degli eventi, quanto era difficile con un 286 ricostruire la timeline degli eventi,
non esisteva un registro di sistema in quel periodo, quindi da quale sorgente io prendo queste informazioni principalmente? Dal registro di sistema di Windows o dal registro degli eventi, insomma, cioè, o dai metadati presenti, ma lì anche i metadati erano sballati perché logicamente negli anni 90 polizia, carabinieri, comunque ingegneri di quell'epoca, se già non lo sappiamo ora, pensate che cosa c'è. Quindi prima addirittura si faceva un backup con Ghost e buttavano lì l'hard disk e lo restituivano al proprietario, e boom, non ci facciamo niente. Ecco, io ho trovato gli hard disk dal proprietario, appunto, dopo 16 anni, cioè non erano neanche sotto, non erano ancora, erano già stati dissequestrati, tra l'altro riacquisiti, però vabbè, adesso è strano. Niente, timeline degli eventi, analisi di malware, è logico perché spesso i reati informatici si basano anche su rootkit, malware, Trojan, e quindi per il furto di identità, dati importanti, dati sensibili, carte, numeri di carte di credito, che comunque succede che l'analisi di malware si faccia, analisi di software. Data carving non è altro che un recupero di dati molto complesso che viene fatto tramite la lettura dei bit grezzi, è il recupero del header e il footer di ogni di file conosciuti, di formati conosciuti, vengono praticamente ricostruiti e estratti dalla memoria. Data recovery, le classiche operazioni di e voi capirete perché sono molto utili, perché logicamente tutti i dati cancellati su hard disk le recuperiamo per poi utilizzarle a scopi di indagine. Tra l'altro il data recovery ti permette anche di avere gli stessi metadati, cioè quindi sostanzialmente data recovery perché lo facciamo, perché è utile a livello probatorio, perché quei dati che vedete, cancellate normalmente, che buttate sul cestino e poi svuotate il cestino o anche una formattazione, in realtà i dati sono sempre residenti lì, si perde solo la locazione nel file system, va bene? Quindi li recuperiamo e abbiamo tutte le informazioni relative anche alla data, l'ora, insomma, la cronologia ai metadati di file. Poi la ricostruzione di informazioni relative al registro di sistema, questo è ovvio. Un'altra delle tecniche su Windows, visto che Windows è diciamo, il principale oggetto di indagine spesso, è quello più diffuso normalmente, la ricostruzione delle miniature dei TimesDB, che sono dei piccoli database. L'avete mai visto quando andate sulla cartella immagini e avete i file nascosti abilitati, si crea un file TimesDB, no? E che cosa serve secondo voi? Contiene tutte le miniature di tutte le immagini che avete visualizzato all'interno di quella cartella e che poi avete cancellato. Pensate quanto è importante per un discorso di pedopornografia. Sì, è una prova che in quella cartella ci sono state quelle immagini pedopornografiche, perché qui avremo la miniatura, ok? Allora attenti al data recovery, ci sono tutta una serie di tecniche. Steg analysis, sapete che cos'è la steganografia? Ok, quello quindi mi fa piacere perché normalmente mi dicono cos'è la steganografia? La steganografia, quindi la steganalisi, l'analisi dei file steganografici, cioè il recupero di quei file. Allora, la steganografia non è altro che una metodologia di occultamento di un dato all'interno di un altro dato. Cioè possiamo mettere all'interno di un documento Word un'immagine che contiene le informazioni per la costruzione di una bomba e proteggerla da password e noi lo manterremo sul nostro hard disk con la possibilità di visualizzare normalmente il file e un file che poi all'interno in realtà nella sua struttura contiene un altro file. Password recovery, il recupero delle password, la ricostruzione della cronologia della navigazione web, contatti social network, anche il carving vi faccio un esempio. Voi pensate di utilizzare Facebook, la chat di Facebook, tanto mio marito non mi beccherà mai perché è online, chi se ne frega. Non è proprio così. Le chat, in modo randomico purtroppo per noi, meglio per chi deve, meglio per il fedifrago, praticamente sono rimangono all'interno di alcuni file di memoria virtuale su Windows, no? Quindi ci sono delle operazioni specifiche di data carving, che vi ho detto prima, che recuperano anche le chat, ok? Quelle sessioni chat e i post e i messaggi, eccetera, eccetera. Non solo di Facebook, ma di tutti i social network più conosciuti. Messaggeria istantanea, quindi anche quella è una cosa più importante. Peer-to-peer, cioè l'analisi dei file scaricati su Emule, che se la fanno, nel senso,
è un po' complicato, anche se tutto quello che scarico è perfettamente legale. Insomma, sta fanno a me che scarico terabyte di dati ogni giorno per andare a lavoro. Porn detection invece è un'altra delle pratiche, delle tecniche molto interessanti, perché viene utilizzata per fare un'analisi delle immagini contenute all'interno delle memorie di massa alla ricerca di immagini pornografiche, pedopornografiche, comunque immagini particolari che contengono un pattern. Cioè, praticamente, che cosa fanno questi tool di porn detection? Analizzano tutte le immagini presenti all'interno dell'hard disk, ok? Le scansionano tutte, le analizzano. Analizzano all'interno dell'immagine il pattern di colore, tipo il colore della pelle, viene analizzata. Quella che contiene più pattern colore simile a quello della pelle, viene praticamente messo come, cioè viene marcato. E poi questi software normalmente hanno un archivio di hash noti di immagini pedopornografiche o pornografiche, comunque, cioè di file illegali, che confrontano con gli hash delle immagini che ha scansionato. Ok? Quindi vi faccio un esempio. Quanto può essere complesso fare l'analisi di 40 PC di uno studio che si occupa di grafica pubblicitaria o di fotografia? È estremamente complesso. Anche le immagini RAW dovresti aprirle una per una, guardarle e vedere se ok, cioè dopo la copia digitale. Quindi questo ti aiuta moltissimo. Questi, diciamo, che sono i principali campi di applicazione. Per quanto riguarda la legislazione, io di certo posso fare riferimento alla professoressa Bassoli, però questa, diciamo, è quella che interessa più il nostro settore, che è la legge 40 del 18 marzo 2008, la ratifica dell'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e le norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Questa perché ha avuto una grande importanza all'interno della computer forensics? Perché ha modificato il codice penale per quanto riguarda alcuni articoli per quanto riguarda, diciamo, la criminalità informatica, ha incluso i delitti informatici e il trattamento illecito di dati. Giusto, Elena? Sì, no, nel senso, volevo il tuo consenso. Alcune modifiche al codice di procedura penale volte a rendere obbligatorio per le forze di polizia l'utilizzo di metodologie nel corso delle indagini, ovvero, cioè, prima dell'articolo della legge 48 del 2008 non c'era nessun tipo di linea guida. Già sono scarse ora. Noi italiani ci affidiamo alle linee guida internazionali, cioè le linee guida, le best practices internazionali, non abbiamo proprio delle linee guida di riferimento. Questa nel suo piccolo ne ha imposto qualcuna, più che altro per le modalità di acquisizione e di preservazione, insomma, specialmente nelle fasi di ispezione, sequestro e perquisizione. Poi la modifica della disciplina sulla data retention contenuta nell'articolo 132 del decreto legislativo 196 del 2003. Questo solo per citare la normativa vigente. Reati che interessati a questa disciplina spesso sono i reati informatici classici, che sono accesso abusivo a un sistema informatico, danneggiamento di informazioni, come ad esempio, no? Detenzione di posizione abusiva di codice di accesso internet, e quelli non informatici dove sono stati utilizzati i mezzi tecnologici, cioè pedopornografia, molestie, traffico di stupefacenti, stalking, e poi ce ne sono tantissimi altri, c'è una vasta gara. Ecco perché è difficile fare questo tipo di lavoro, innanzitutto perché ti devi confrontare con realtà sempre diverse, con tecnologie sempre in continua crescita, quindi tu devi sempre stare aggiornato e vivere la tua vita, insomma, dietro a questo tipo di scienze, cioè di informazioni. Quattro step sono quelli che noi normalmente utilizziamo nella fase di produzione della prova digitale: identificazione, acquisizione, preservazione, analisi e presentazione. Questo è tutto il processo. L'identificazione ovviamente è una delle cose più complesse. Immaginate innanzitutto dobbiamo identificare quali dati acquisire, che dati e che tipo di periferica che dobbiamo acquisire. Immaginate una stanza come questa, dobbiamo anche individuare lo strumento di memorizzazione di massa, non sempre racchiuso all'interno di un case. Può essere un time capsule della Apple, che è installato a distanza, che memorizza via wifi, ha un'unità di storage wifi
delle informazioni. Io arrivo qua, quello è installato dentro il soffitto, prendo il PC, me ne vado, in realtà tutti i dati stanno lì, PC è vuoto. No, non è tutto sempre, una micro SD può contenere fino a 32 GB di dati e la puoi tenere dappertutto. Quindi questa è una delle operazioni. La digital crunching può essere uno di queste, però mi ho messo queste slide, questo esempio, per farvi vedere quante tipologie di dispositivi digitali potete con i quali potete interagire all'interno di un'indagine di questo tipo. Le difficoltà classiche di pen drive occulta, di unità di memoria occultate in oggetti di varie forme. L'acquisizione, ecco, questa è una delle cose estremamente importanti, acquisizione e preservazione, che include dei requisiti particolari. Quindi tutte le operazioni eseguite nella fase di acquisizione devono essere ripetibili, cioè noi dobbiamo dare la possibilità, logicamente per il diritto di difesa, dobbiamo dare la possibilità al perito di parte che verrà in una fase successiva del processo di poter eseguire lo stesso accertamento su quel dispositivo che noi abbiamo acquisito in modo che gli vengano restituiti gli stessi risultati. Ok, quindi dobbiamo garantire l'originalità e l'immodificabilità del reperto e l'integrità. Cioè, quindi, capite, questo è uno degli aspetti più difficili. Che cosa facciamo in questi casi per garantire questo? Intanto non facciamo una mera copia dei dati evidenti, è logico, perché come vi ho detto prima, dobbiamo intanto dargli una firma digitale che dice sì, questo l'abbiamo acquisito oggi e questo abbiamo congelato quel reperto alla data di oggi e questo verrà sigillato e rimarrà così nel tempo. Tutte le operazioni che abbiamo fatto potranno essere ripetute di acquisito e lo possiamo certificare nel tempo. Quindi non facciamo una mera copia dei dati evidenti, facciamo una copia bit-to-bit, cioè la bitstream image. Cioè se un hard disk da 500 giga contiene solo un giga di dati, noi non acquisiremo un giga di dati, acquisiremo tutto l'hard disk da 500 giga, così com'è l'originale. Per certificare che quella copia è stata prodotta ed è identica all'originale, utilizzeremo una validazione che vi spiegherò dopo. Ci sono due modalità di acquisizione, live e DID, cioè post mortem, la DID, quella che consiste nell'estrazione fisica dell'hard disk di un computer spento. La differenza è computer spento o computer acceso. Spesso arriviamo in circostanze particolari dove ci sono computer, delle server, computer medicali, computer che di videosorveglianza, cioè che non possono essere spenti. Quindi quella è diciamo un'operazione abbastanza complessa, perché viene praticamente eseguita un'acquisizione live, cioè a sistema acceso, che comporta delle procedure specifiche. Perché secondo voi? Mentre quella computer spento la possiamo ripetere, quella computer acceso non la possiamo ripetere, cioè è un accertamento ripetibile ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura penale. Perché è ripetibile? Perché lo stato dei luoghi cambia sempre, cioè se domani, se tra 10 minuti ripetiamo lo stesso accertamento, non produrrà mai più un hash identico, perché lo stato dei luoghi è cambiato, cioè l'accesso magari della parte degli utenti o i dati che continuano a aggiornarsi sono cambiati, quindi l'hash sarà diverso. Quindi quello che consiglio sempre, questa è la regola d'oro: mai accendere un computer spento e mai spegnere un computer acceso, che è una regola che non seguono mai, ok? Mai, non seguono mai. Ecco qua entrano poi in scena gli strumenti open source, i live CD, ok? Normalmente l'acquisizione a computer spento, quindi proprio l'estrazione fisica del hard disk, qual è il modo per garantire che quel dispositivo innanzitutto non è stato inquinato, che è integro e originale? La cattura attraverso un dispositivo, sì, software o hardware, che si chiama write blocker, cioè un dispositivo che permette la lettura, esclusivamente la lettura del reperto che acquisiamo, e lo protegge da qualsiasi scrittura accidentale dovuta da virus, da una copia di un dato casuale, no? Quindi write blocker è una delle cose principali, e poi ci sono varie tipologie di hardware dedicato, e spesso usiamo proprio queste distribuzioni Linux
che vi elencherò se volete cimentarvi in una investigazione digitale. Queste distribuzioni Linux basate spesso su GNUPix, Ubuntu sempre altre distribuzioni di questo tipo che troviamo liberamente sulla rete, è una cosa estremamente positiva secondo me, a parere mio, proprio la possibilità di verificare la sorgente, al contrario di quelli commerciali che ti dicono che fanno un'azione, cioè che fanno ti danno una risposta, ma in realtà poi non possiamo verificarla. È l'acquisizione live, come vi dicevo prima, di un server, di un computer acceso, che è un'acquisizione completamente diversa. Anche questa è importante, anzi, in questo è quasi. Ovviamente in questa non possiamo utilizzare una distribuzione live, perché dovremmo riavviare la macchina per avviare la distribuzione live sulla RAM, no? Quindi è vietato, perché meno inquiniamo RAM e hard disk, meglio è. Anzi, in teoria non dovrebbero essere inquinati per niente. Perché la RAM in questi casi è importante quando troviamo un computer acceso? Vi faccio un esempio. Perché dobbiamo acquisire prima la RAM e poi l'hard disk? Perché il disco potrebbe essere crittografato, ok? Quindi il disco crittografato, allo spegnimento perdiamo la password. Invece la password in quella circostanza nella RAM è in chiaro. Quindi facendo un update alla RAM possiamo ricavare la password. Come dicevo prima, le operazioni di preservazione sono fatte tramite un read blocker, così almeno sapete quali sono le procedure. La validazione invece di quella copia viene fatta tramite il calcolo dell'hash, un'operazione one way nell'applicazione dell'algoritmo che produce da un dato infinito una stringa alfanumerica definita, ok? Questa stringa alfanumerica, se cambiamo anche un solo bit, cambierà completamente, quindi ecco, questa è la certificazione dell'integrità di quel reperto. Se il log di acquisizione e il reperto ha prodotto reperto originale e copia ha prodotto un hash preciso, se quell'hash cambierà nel corso del processo vuol dire che qualcosa è stato modificato, quindi la prova viene invalidata. Ecco perché è importante. Consigliabile sempre applicare più di un algoritmo, e tu metti 5, c'è 1, 256 per eliminare tutte le probabilità di collisione. Ok? Quindi l'analisi, non lo so dire, è normale, l'analisi richiede elevate capacità tecniche, la conoscenza dei linguaggi di programmazione e informatiche avanzate sempre aggiornate, perché purtroppo, cioè io ho a che fare con un giorno con il computer medicale, quindi ecografie, comparazioni di immagini ecografiche. Reperti antichi, reperti troppo recenti, reperti che non sono compatibili, nuovi software proprietari, closed, che non puoi devi necessariamente disassemblarli, analizzarli, cioè vi posso garantire che è un campo estremamente difficile. Normalmente un'azienda possiede più persone che hanno competenze, aree di competenza specifiche, e il computer forense invece le deve conoscere tutte. E quindi fa proprio una vitaccia che non vi dico, lo fa esclusivamente per passione, certo non perché guadagna, specialmente nella dei carabinieri. Allora, l'ultima fase, la presentazione, la fase di produzione del report che contiene le risultanti dell'analisi, è la cosa più difficile, paradossalmente, è tradurre queste informazioni in un linguaggio comprensibile al giudice e al pubblico ministero. Allora, un giudice, ve lo dico, adesso ridete, mi ha detto, nella nomina, un pubblico ministero, nella nomina come consulente tecnico, mi ha detto, nel quesito, mi sequestri tutto internet. Gli ho detto, allora, prima che vado in pensione, forse gli darò una risposta. Cioè, mi sequestri tutto internet, potete capire che livello di, oppure... un procura generale ti chiedono che cos'è il mulo, io non so il mulo, dove l'hanno messo sto mulo, cioè in realtà, ma come fai a spiegargli quelle risultanze di un'analisi tecnica? Cioè è veramente difficile, è la cosa più complessa, cioè, quindi sintetizzare e dire fondamentalmente che cosa c'è, anche perché tu scrivi 400 pagine di relazione tecnica, loro la prendono, fanno così, ah bravo Massa, prima pagina e conclusione, cosa sono? Ma questo ce l'ha sta roba o no? Cioè, capito? Che cazzo, 400 pagine di fatica per me. Il pinguino combatte sempre il male, è sempre dalla nostra parte.
L'open source perché è importante? Quell'immagine l'ho fatta io ieri sera. Sono divertito. Ecco perché volevo assolutamente farvi vedere le slide, perché ho fatica. L'open source è determinante per affrontare le nuove sfide poste da... Come? Siamo come giudici, ecco. Diciamo le conclusioni. Sì, infatti adesso chiudiamo. Sono sporato tantissimo. Per 5 minuti. Vabbè, ok. Guarda, vi dico solo che cosa serve, perché è importante l'open source e chiudiamo. Tanto per l'ampia disponibilità, l'apertura dei formati e la velocità di sviluppo. Perché è importante? Ovviamente perché permette proprio la controparte, al contrario di un software commerciale d'analisi, cioè quello oggi lo producono tra 20 anni, cioè tra 10 anni, il processo è ancora aperto, non lo producono più, tu quell'immagine magari non la puoi più aprire, dopo l'analisi non la puoi ripetere. Col software open source, sì. Ok? E poi l'uso di formati di attribuzione liberi. Altra cosa, la possibilità di accedere a programmi in alpha e beta testing è sempre vitale. E poi il fatto che supporti 40 file system diversi, cioè con Windows e Mac io più di tot non posso fare, con Linux invece posso spaziare, anche quando mi portano due carabinieri classici un file server in due che carico, così che lo staccano, te lo portano lì, chissà quale tipo di file system hanno, possiede. Quindi puoi utilizzare sempre Linux, che stai sempre al sicuro. La semplicità per i comandi semplici integrati che permettono acquisizione e analisi di supporti vari tipi, il disk dumper, questo è uno dei comandi fondamentali nell'acquisizione dei reperti. E poi la possibilità di integrare degli script a seconda delle proprie esigenze e di implementarla già a software esistenti, no? Cioè a distribuzioni esistenti. Poi, ovviamente la garanzia, il fatto che quello che abbiamo detto prima, ti danno la possibilità di montare in read-only i reperti. Questo Linux lo fa tranquillamente, io mi scuso per le spalle. E la verifica del sorgente a garanzia della genuinità dell'analisi eseguita. Questo è normale. Ecco, rapidamente adesso abbiamo quasi finito. Disk dumper è assolutamente importante. Il comando Unix DD è fondamentale per eseguire l'acquisizione delle evidenze B2B. Mount, grazie al comando mount possiamo montare il file system sempre in read-only, quindi anche questo è estremamente importante nell'analisi forense ed è in grado di gestire un gran numero di file system. RAID, l'MDADM è un comando che permette di gestire RAID 0.1c, Linux permette di gestirli, altri no. Xedit, anche questo è il problema per analizzare file binari, file di testo, file di qualsiasi tipo, anche quello è molto importante nella fase dell'analisi. GREP, per la ricerca all'interno di file di un particolare parte. DIFF, con la DIFF confronta il contenuto di due file e mostra in output le differenze. MD5SAM, per il calcolo dell'hash. DSSNIF, DSNIF, perdonate, utilità per l'analisi della rete, ottimo per i contesti di analisi live, come dicevo prima, quindi per la cattura dei pacchetti del traffico di rete. EtherCAT, non serve uno sniffer evoluto, è un coltellino svizzero per l'analisi del traffico di rete, permette il recupero di password anche da sessioni, da stream SSL. Okay. Ecco, questi invece sono tool che hanno tool forensi proprio basati su Linux, DCFLDD, sviluppato dal Forensic Lab del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, basato sul comando di Unix, DD Unix. Gestione di prove, è una cosa positiva al contrario degli altri, è che questa è, diciamo che un'evoluzione del DD, del distante. Questo permette anche la gestione degli errori, no? Invece con DD dobbiamo fare la linea di comando. La gestione degli errori, anche la verifica dell'immagine acquisita. Questo è importantissimo, è stato sviluppato da Brian Cahill. Una suite di tool per l'analisi e recupero di informazioni importanti con il layout, le partizioni, il file system, i file timestamp, i file cancellati e spazio allocato. Molto bene. La suite è estremamente breve ed è integrata in tutte quelle live distro che adesso vi elenco. Autopsy, anche questo sempre da Brian Carrier, è un'interfaccia web front-end, il dispositivo che c'è questa interfaccia web front-end, gestione dei casi, analisi, ricerca di keywords, reporting. Non vi nego che questi strumenti, per questioni proprio pratiche,
possono essere utilizzati da un consulente, oppure in casi di piccolo taglio, per la gestione di carico, perché poi lì nasce l'esigenza di utilizzare software commerciale, purtroppo, per esigenza di, cioè per casi che riguardano device completamente diversi, gestione di casi di terabyte di dati, che comunque devono poi essere indicizzati e inseriti in un contesto di un database Postgres oppure Oracle, e diventa un po' più complesso. Ecco, però è utilissimo per la gestione di casi di un certo tipo, o a supporto proprio della gestione di casi. Il Flag è un tool grafico per l'analisi dei log, anche questo molto interessante, interface di tipo web-based, permette l'analisi di disk device, disk image, file che contengono i dati, tracce di rete, di log. MD5DIP è un'evoluzione di MD5SAM, supporta anche altri tipi di algoritmi. Questi sono, è un elenco che mi sono delle distribuzioni live. Elix 3, molto interessante, è una delle prime. Kane, un progetto italiano mantenuto da un barese, da un ingegnere barese Nanni Bassetti. Raptor è molto molto bello. Death Linux, anche questo di Stefano Frate Pietro, è un progetto italiano. Backtrack, la nuova versione implementa, la 5.0 implementa anche l'interfaccia forense, con strumenti tutti forensi, non solo di ethical hacking o di penetration testing. Cioè, molto interessante. Irritaly, Linux Forensic Boot, Forlex, Groupix, Security Distribution, Network Security Toolkit, FireLabs, queste sono le principali, ok? Laboratorio forense quasi costo zero, potete farlo voi. Adattatore SATA USB, SATA IDE, hard disk esterno, computer e una distribuzione live. Fatto il laboratorio. Con questo è tutto, scusate la... Speriamo di incontrarvi presto, ok? Per lavoro. Non nelle aule. Per lavoro, no. Anche perché non me ne lascio scappare uno. Specialmente per dopo. Lì proprio a... Ci do dentro, Piuttosto dormo in ufficio. Poi un'altra cosa, volevo sfatare anche il mito della... Io non sto vestito così quando lavoro. Io vedo questi consulenti tecnici che vanno in tribunale, che la disk pieno di ketchup, perché non ho avuto tempo, la mangio, lo apro, ok. E poi sono uno straccio, uno schifo quando vado a lavoro. Okay? Cioè, quindi questa non è la figura del consulente tecnico. Ho la faccia, la sostanza è quella di un nerd. Grazie Perdonatemi, dalla sala delle colonne abbiamo tratto questo. Questo è capo l'esperto. Vediamo se facciamo l'analisi delle Tanto risiamo qui alle tre. Allora, mi zaino qui. Non ho messo, va bene, non vi ho fatto. Se volete qualche video, no, l'indirizzo email è. Vabbè, ve lo dà subito. Sì, della ridimensione, mi hai l'indirizzo email? Sì, chiama. No, non per quello, perché ho il PDF. E tanto le distribuiamo poi tra la maniera. La mando via PDF. Normalmente non è stato all'uscita. Te la do in PDF e la puoi distribuire. Ah, Luca, sì, andiamo. Sì. Vabbè, io chiedo dopo. Dove l'ho messo? Questo è il mio. È il tuo? Te l'ho portato su io. Grazie. Stavamo per tagliarla a pezzi. E analizzarlo. E per analizzarlo e vedere di che. Analizzava poi. Guardava le fibre. Esatto. Perdona, ma lo trovo. Ma
selezione naturale, io pulisco anche, però l'importante è grazie. Sono mi piace la mia passione, quindi lo faccio molto così. Sì, infatti vieni allora. Sì, sì. Ecco. Come non c'eravamo presentati? Cristian, io sei. Bene. Piaciuto? A Genova. Grazie a voi, siete venuti a Genova. Partiamo, allora.